Il sindaco di Venafro, anche presidente della provincia di Isernia, non ha una visione sul futuro del Santissimo Rosario e non ha più interesse a portare avanti battaglie in difesa dei grandi diritti dei cittadini, che pure dovrebbe rappresentare. I diritti li ha barattati con i propri particolari interessi politici, per cui non detta una linea, ma insegue ciò che accade, stando ben attento a non disturbare il governatore Toma, che sta definitivamente svilendo il nostro territorio. L'accusa diretta ad Alfredo Ricci proviene da Stefano Buono, esponente regionale del PD e consigliere di minoranza al comune di Venafro. Per Buono gli amministratori, ed in particolar modo il sindaco, durante l'emergenza Covid, sfruttando la paura dei cittadini, avevano sbandierato un fantomatico traguardo raggiunto sul rilancio del Santissimo Rosario di Venafro. Ricorderanno tutti il videomessaggio con il quale si affermava che dopo settimane di lavoro incessante e silenzioso, di concerto con il presidente della regione Toma ed il direttore generale dell'ASREM, l'ospedale di Venafro tornava ad essere, dopo tanti anni, una risorsa non solo per la città di Venafro, ma un presidio di riferimento per l'intera regione Molise. A mesi di distanza, ha proseguito Buono, lontani dalle paure forti dei giorni più bui dell'emergenza epidemiologica, non si ha contezza di alcun atto concreto che possa far pensare ad un rilancio di quella struttura. In verità non si ha contezza neanche di quale sia una riorganizzazione complessiva del servizio sanitario e della rete ospedaliera, e di come ci si voglia riorganizzare per rispondere ad un eventuale nuovo aumento dei contagi da Covid-19. Ad oggi ancora non è stato previsto un ospedale dedicato, come è accaduto nel resto del paese. In tutte le altre regioni d'Italia, oltretutto, le strutture poste a confine sono oggetto di investimento e rivalutazione e non di chiusura, come il Santissimo Rosario. Addirittura Ricci, ha proseguito l'esponente del PD, ha chiesto l'immediata attivazione della RSA, quindi una residenza per anziani. Prima promette di aver raggiunto l'obiettivo di riapertura dell'ospedale di Venafro, poi chiede una residenza per anziani, peraltro già prevista dal piano sanitario, che ha sancito la chiusura del nostro ospedale. In definitiva, il sindaco di Venafro, per Stefano Buono, ha bleffato sulla riattivazione del Santissimo Rosario.